Ciao a tutti, siamo nel nuovo video per la pagina Il Ciclista Anonimo sul Tour de France virtuale con la Quickstep. Siamo quindi arrivati alla settima tappa. Nella sesta tappa abbiamo perso la maglia gialla con Alaphilippe, ma comunque siamo rimasti in una buona posizione in classifica generale, in terza posizione, a 40 secondi dall'attuale maglia gialla che è Tish Benoit. Andiamo adesso a giocare la settima tappa e ci siamo finalmente organizzati per fare un gameplay decente e non più con i video dei primi episodi. Settima tappa che è una tappa per velocisti, quindi sprinteremo con il nostro Elia Viviani per Hi guys, let's start the briefing for this stage. The main thing to grasp today is that the route is flat 233 and it harbors chilometri. no particular difficulties. Porteremo sicuramente la tappa in volata. Tra i favoriti c'è anche il nostro Viviani, viene dato Viviani insieme a Sagan e Groenewegen. Dunque selezioniamo le Viviani, sarà una tappa piuttosto monotona, comunque c'è qualche gran premio della montagna, quindi bisogna stare attenti comunque alle fughe. Perfetto, diciamo a Lampert di proteggere Viviani e a Stibar di proteggere Alaphilippe, che comunque è l'uomo con cui faremo classifica, e velocizziamo il tempo e andiamo Guys, it could well be a avanti. long old day, and the route promises no surprises. It seems a foregone conclusion that it will be decided in a sprint. You've got to be brave to attempt an early breakaway. Avvio una fuga di quattro corridori che sono Charles, One and a half Simon, minutes for the breakaway. Baggert e Oliver Nasen, che è un bel corridore. Quindi in questo caso bisogna stare attenti, anche se comunque i corridori che sono con lui non sono di prima fascia. A fare l'andatura in testa al gruppo c'è la Lotto Soudal, a vedere. E ci sono tutte le squadre dei velocisti, c'è anche la Jumbo Visma per Groenewegen, quindi la Lotto Soudal per Ewan. E noi siamo lì a fare buona The guardia first con i ascent nostri of the day is uomini in coming blu up. As della with all the Quickstep. climbs on this stage, it's classified as third category. Fuga che ha preso oltre i 5 minuti e mezzo. Nel caso il vantaggio dovrebbe essere, ecco, 6 minuti e 20. Potremmo dire a Richez di andare davanti e tirare. Quindi cooperare con gli altri uomini, ecco, lo vedete, è andato in testa alla fila pure lui a girare, a dare i cambi insieme ad altri corridori e quindi a collaborare. Well, there's not much going on today. Davanti c'è il nostro Richez e vedete il vantaggio scende, 4 minuti. Possiamo dire a questo punto anche a Richez di riposare un po'. Anche perché ha già dato un ottimo contributo nel limitare il vantaggio dei fuggitivi. Queste tipologie di tappe sono piuttosto noiose, come sapete, perché non vi è azione sulle salite, quindi non ci sono salite, quindi il cliché della tipologia di tappa più o meno è sempre lo stesso. Fuga che prova ad arrivare al traguardo e il gruppo che le insegue per portare la tappa in volata. Ovviamente però le volate sono molto frenetiche e divertenti da vedere negli ultimi chilometri. Dunque diciamo a Lampert di andare davanti a tirare, così mandiamo un altro dei nostri uomini a The cooperare breakaway is per losing tenere ground. sotto controllo la fuga dopo aver utilizzato Richez. Quindi vedete, adesso c'è Yves Lampert in testa al gruppo.
fare l'andatura e a tenere sotto controllo la fuga. Only the first two riders over the top will score points towards the best climber classification. Ci alimentiamo con Viviani. E facciamo alimentare anche gli altri corridori. A questo punto diciamo anche a Lampert di calare il ritmo, andare a 80%. Dalle impostazioni possiamo dare tantissime indicazioni ai ciclisti, anche l'intensità da mettere. Prima abbiamo ordinato di andare al 90%, adesso all'80%. A questo punto potremmo dire anche a Lampert di perseverare senza limiti, perché comunque noi il nostro contributo l'abbiamo dato. Adesso è giusto che lavorino anche le altre squadre, perché comunque la maglia verde l'abbiamo noi e quindi sono le altre squadre che devono prendersi la responsabilità di portare la tappa in volata. Fuga che ha ripreso i 4 minuti. Ma comunque ancora sotto controllo. One point towards the best climber classification at the top of the next difficulty. Time difference between the peloton and the breakaway is steady. The breakaway is losing ground. Ci sta avvicinando lo sprint intermedio, si sprinterà per la addirittura 5, si è unito alla fuga Van Avermaet, però ci siamo persi il momento in cui è partito, eravamo evidentemente distratti e si è unita alla fuga e la situazione adesso si fa abbastanza pericolosa, perché ci sono due ottimi corridori davanti, anche se comunque sono lì a 3 minuti. Adesso sprintiamo per lo sprint intermedio con Viviani, perché comunque la maglia verde è un obiettivo che vogliamo raggiungere. E quindi non bisogna lasciare nemmeno i punticini, perché possono servire in questa classifica. Un chilometro allo sprint intermedio, vediamo già i cartelli. C'è una curva che potrebbe dare fastidio, noi la interpretiamo bene e partiamo lunghi, però col vantaggio di aver fatto bene la curva. Ma ci arriva da dietro Greipel, anche Matthews a doppia velocità. Vediamo se riusciamo a resistere. Scocco di Reni. E sì, siamo noi i primi del gruppo sesti. E prendiamo ben 10 punti, che non sono affatto male. Fuga che comunque davanti è pericolosa, perché ci sono due ottimi corridori, che sono Greg Van Avermaet e Oliver Nasen. Quindi diciamo a Richese di proteggere Viviani e a Lampert, Mas e anche Bob Jungels di andare davanti e tirare al 90%. A questo punto ci mettiamo anche Gilbert, quindi andiamo a chiudere assolutamente la fuga e provare a fare lo sprint con Viviani e vedere se riusciamo a vincere la tappa. In questo tour, nelle prime 6 tappe ne abbiamo vinte 3, una con Viviani, una con Alaphilippe e una con Philippe Gilbert, quindi per il momento il bilancio non è affatto male, abbiamo già vinto 3 tappe. I nostri non stanno tirando, perché evidentemente quelli davanti vanno più forti, quindi diciamo di andare al 100%. Questa fuga va chiusa, perché come detto quando c'è una fuga è importante conoscere anche i corridori che ci sono davanti, e tra i fuggitivi ci sono due corridori di ottima qualità, che sono Van Avermaet e Nasen. Sono corridori da classiche, quindi in pianura vanno anche piuttosto forte. Salta Schat, che era nella fuga, quindi restano in 4 Van Avermaet, Nasen, Bakert e Simon. Ma comunque li abbiamo lì un minuto. Last time check with the breakaway, 1 minute.
Anche se comunque si stacca Baggert e rimangono Van Aver, Mathenassen e Simon. Come vedete, sicuramente sono loro che stanno dando impulso all'azione, perché nonostante stiamo tirando, Looks like the mantengono il breakaway still has vantaggio, some gas incredibile. left. It's still able to widen the gap. Addirittura dal gruppo si staccano corridori. Potremmo dire a questo punto anche a Mass e a Richez di seguire senza faticarsi troppo, perché come vedete dalla barra dell'energia blu hanno poche energie. Okay, if the pace is too fast, I won't insist. Attenzione perché davanti si è staccato Baggert, come vi ho detto lo stiamo riprendendo, lo vediamo lì davanti, mentre ha attaccato Naasen, che ha staccato di 10 secondi Van Avermaet e Simon, e questo è buono perché vuol dire che comunque la fuga non stanno più cooperando bene, però continuano a tenere 1 minuto, adesso 50 secondi, 12 km alla fine che ce li giochiamo. A questo punto diciamo a tutti di perseverare senza limiti. A Gilbert di proteggere Viviani, vediamo se ci aiuterà nella volata. Sono andare davanti, fughe sono di nuovo in tre, sono a 46 secondi. Viviani non è in ottima condizione, però comunque è importante, anche se magari non dovessimo riuscire a vincere, fare un buon piazzamento nella top 5 in modo da prendere tanti punti per non averli. L'otto su dalle qui davanti a tirare, noi magari siamo un po' troppo davanti, adesso cerchiamo di metterci alla ruota di Ivan o di qualche altro velocista. Vediamo se Gilbert viene ad aiutarci. Fuggitivi che adesso hanno 40 secondi. A 8,7 km stanno rendendo davvero difficile l'inseguimento. A teammate has just been dropped. Okay. È arrivato Gilbert a Can't count darci on la him any mano. longer. Intanto i corridori si staccano. Stanno rendendo la tappa dura Van Avermaet e Naasen, perché stanno rendendo difficile l'inseguimento, quindi il gruppo sta Okay, andando I'll forte per consume the speed. riprenderli e i corridori perdono le ruote. Adesso c'è il nostro Gilbert davanti. A questo punto 7 km, la situazione è abbastanza pericolosa, potremmo dirgli di andare a tutta per chiudere la fuga, perché la situazione adesso è abbastanza pericolosa, continuano ad avere sempre 35 secondi, quindi è importante adesso richiuderli. Si stacca Simon e come prevedibile davanti restano Greg Van Avermaet e Naasen, che sono due grandissimi corridori. Hanno 26 secondi, a 5 dalla fine, situazione davvero pericolosissima. Le altre squadre non ci stanno dando una grossa mano, forse non ne hanno i corridori per andarle a richiudere, quindi stiamo facendo tutto noi con Philippe Gilbert. E comunque noi abbiamo messo uomini a tirare nel corso della tappa, è davvero incredibile come questa fuga a 3,7 km stia rischiando di arrivare. I'll consume a speed. Se non ci danno una mano penso che questa fuga arriverà, perché Gilberto da solo non so se ce la farà richiuderli, anche se sono lì, li vediamo. Sì, stanno mollando, non ce la fanno più, anche se mancano 2,6 km. A questo punto Gilberto il suo l'ha fatto un ottimo lavoro, andiamo alla ruota di Simon e cerchiamo di giocarci la velata. Sono comunque ancora davanti, non mollano, è incredibile. E c'è un attacco adesso di Sagan che ha fatto il buco, ma viene ripreso e si riallunga. Riallunga un altro buono sgroe. Incredibile. Potrebbe partire adesso la volata. Parte Iwan. Noi gli andiamo a ruota. Parte Iwan. C'è la volata. Iwan. Noi gli andiamo a ruota. Proviamo a saltarlo con Viviani. Viviani, colpo di Reni. Viviani. E ce la dovremmo aver fatta.